Ieri abbiamo ascoltato al telefono dalla Spezia Massimo Drago subito dopo la gara, da apprezzare le sue dichiarazioni a difesa dei suoi calciatori e quando si è accollato tutta la responsabilità della sconfitta. Oggi ve lo riproponiamo dalla sala stampa della squadra ligure. Allora mister, un risultato di 3-1, una squadra che diciamo sotto subito 1-0, poi forse non c'è stata quella reazione, forse si aspettava anche lei. No, dopo 50 secondi abbiamo subito questo gol, la reazione c'è stata perché avevamo anche fatto gol, poi non... obiettivamente alla panchina non si è riuscito a capire se era regolare oppure no, però insomma c'è stata la reazione. L'unica cosa è che magari sotto l'aspetto fisico abbiamo subito un po' la possenza dei giocatori dello Spezia e questo magari non ce lo possiamo permettere. Ecco, forse voi non siete riusciti mai a cambiare il ritmo della partita. No, abbiamo subito due gol su palline attive, uno anche sul gol di Seymour, abbiamo messo poca fisicità sul contrasto con Catellani, quindi quello magari è stato un po' il lago della bilancia. Sapevamo la loro bravura sulle palle inattive e non siamo stati bravi a contrastarli. Ecco, sul secondo tempo il gol, però anche lì ormai la partita era un po' chiusa. Sì, abbiamo cercato di riaprirla, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo creato anche qualche occasione, però obiettivamente abbiamo cercato di fare quello che sono quello che è nelle nostre possibilità, però obiettivamente dopo il 3-0 nel primo tempo la gara era in salita. Ecco, cosa è mancato oggi? No, è mancato niente, è mancato, essendo una squadra giovane, oggi non abbiamo avuto quella cattiveria, quella determinazione e quella soprattutto concentrazione che c'è bisogno in queste partite, però essendo, come dicevo prima, una squadra giovane, servirà da lezione ed è un percorso di crescita per questi ragazzi. Venerdì si rigioca con il Brescia nell'anticipo serale delle 20:30. Sarà una buona occasione per riscattarsi e dimostrare di avere nell'animo quella cattiveria agonistica inesistente sabato pomeriggio e che è costata al Crotone una sconfitta con gli spezzini, a nostro parere apparsi una squadra super, ma solo per la pessima prova dei rossoblù. Nei giorni scorsi al Pala Milone, derby di calcio a 5 tra l'under 18 della Rea Artù opposta ai pari età della Futsal Croton. È stato un derby acceso e molto sentito, giocato con agonismo e grinta. Ragazzi, un derby è sempre un derby, lo avete vissuto in un modo eccezionale? Come avete detto voi, il derby è sempre sentito, soprattutto quando ci sono 3 punti in palio e soprattutto a noi ci servivano per andare ai playoff questi 3 punti ed erano molto importanti vincere questo derby. Non sei raccomandato, no? Io no, assolutamente. No, però assolutamente, sennò avrei giocato tutti i 60 minuti, no? Bravissimo. Di questo derby che è stato sentitissimo? C'era molta tensione, però... Ma perché, scusa? Così esasperato perché? Perché siamo tutti conoscenti, no? Un po' la rivalità tra ragazzi, quindi alla fine era molto sentito, c'era molta tensione, però siamo... Finisce lì. Di scendere in campo, sì, finisce lì alla fine. Bravissimo. Questa vittoria vi consentirà di partecipare ai playoff regionali per poi sperare in qualcosa... C'è la fase nazionale? Sì, c'è la fase nazionale, noi speriamo di dare il nostro meglio prima alle regionali e poi al limite alle nazionali. La classifica ora dove vi colloca? È intorno al quarto o terzo posto. Prossimo impegno? A Traforo, a Corigliano, fuori casa. Grazie. I derby sono quelle partite particolari che vengono sentite da tutti, da noi in panchina, dagli addetti ai lavori, a maggior ragione anche dai ragazzi. Noi eravamo scesi in campo decisi, determinati a far bene, perché per noi contava solo vincere. Ci siamo riusciti... Siamo stati anche un po' fortunati, però diciamo che la fortuna nel calcio, anche nel calcio a 5, è importante. Siamo in lizza per un posto nei playoff, andremo lì a giocarcele con tutti, anche perché abbiamo iniziato senza pretese poi alla fine. Però sai, una volta che ti trovi a disputare i playoff, uno ci prova e non si sa come va a finire là. In bocca al lupo. Crepi. Chiudiamo elogiando il trionfo dell'Atletica Runners di Crotone che ai campionati regionali di Campestre ha conquistato 3 primi posti con Sabrina Lio, Simone Biase e Luigi Sghirrapi. Sghirrapi andrà ai campionati nazionali che si terranno a 9 in provincia di Vicenza.